Siamo con il presidente dell'associazione Alto Casertano, il dottore Antonio De Pandis. Dottore, in realtà finito questa estate, ormai verso la fine, l'associazione si appresta ad un nuovo ciclo di eventi. Qual è il prossimo, che cosa prevede? Il prossimo evento è un convegno interregionale che faremo sabato 30 settembre al Novotel di Caserta Sud con rappresentanti di circa 30 associazioni della Puglia, Calabria, Campania e Basilicata. Il perché di questo incontro è la costituzione di una rete civica interregionale, come dicevo, per formulare proposte ed argomentazioni, soprattutto, così come recita il tema, per le aree interne fare rete. Quindi è un'occasione per dare voce a coloro che in questo momento soffrono, tra virgolette, maggiormente a causa di denatalità, carenze di infrastrutture, mancanza di personale ed altro, la possibilità di accedere sia ai fondi del PNRR e sia ad una capacità di avere ascolto rispetto alle grandi città metropolitane. C'è un tema in particolare che tratterete? Sì, come dicevo, è quello delle aree interne, quello della possibilità appunto dei piccoli centri che rappresentano la stragrande maggioranza di queste regioni, per cercare di organizzare poi nella prossima primavera una giornata seminariale e fare sì che ci sia poi, come realizzazione ultima, una carta programmatica sulla quale poi chiamare a discutere tutte le forze sindacali, imprenditoriali e politiche di queste regioni.